premier Manno Casoli nasce dal desiderio di far trovare momenti di relazione tra due entità che apparentemente sembrerebbero inconciliabili, quella dell'arte e quella dell'industria. Smarrelli, non essere elemento di disturbo, per favore. Per realizzare il suo lavoro, Francesco Arena si è avvalso di uno strumento che la Fondazione ha messo a punto in questi ultimi anni come formazione permanente ai dipendenti dell'azienda, un ciclo di workshop che si chiama Straordinario, in quanto viene realizzato appunto durante l'orario di lavoro e i dipendenti possono frequentarlo come attività di formazione permanente. Ora, se non volete usare il legno, volete usare le mani, siete liberi di fare quello che volete. Per me l'importante era partire tutti da una situazione di parità. La cosa che mi interessava a me alla fine del workshop e del lavoro realizzato è che dare la possibilità a chi svolge quotidianamente lo stesso lavoro, un lavoro che può sembrare quasi di routine, no? Ripetitivo, cioè fare vedere quello che si fa in maniera trasversale, cioè che quello che si fa può avere anche altri contenuti, può avere anche altri significati, e che un gesto semplice magari, che può sembrare banale, in realtà può essere un gesto che può aprire altri modi di vedere la realtà di tutti i giorni. Il progetto test nasce in Elica durante la realizzazione del workshop Ricordare e Conoscere. Durante i vari incontri abbiamo realizzato ogni volta una sorta di lavoro collettivo che indagava di volta in volta alcuni aspetti legati appunto alla memoria, alla dimenticanza, alla condivisione della memoria, anche all'incondivisibilità della memoria. Per esempio, nel primo appuntamento ho chiesto a ogni partecipante del workshop di portare un oggetto che in qualche modo fosse per lui legato all'11 settembre 2001, perché appunto mi interessava analizzare il concetto di memoria in quanto memoria condivisa, e ognuno poi ha raccontato appunto il proprio 11 settembre, il perché della scelta di quegli oggetti. Quegli oggetti sono stati posizionati poi su un semplice pallet di legno e sono rimasti in azienda per tutta la durata del workshop come una sorta di monumento temporaneo, di altarino anche, insomma, dove però appunto ognuno, cioè, riconosceva la sua storia all'interno appunto di una storia più ampia. Ho chiesto a ogni partecipante di scegliere un personaggio che in qualche modo a cui in qualche modo si sentiva legato, a cui si sentiva rappresentato, insomma un personaggio pure che semplicemente gli piacesse per qualche motivo. Io ho fatto una ricerca delle immagini, di un'immagine legata ad ognuno di questi personaggi, e poi durante il workshop ho chiesto a loro appunto perché avevano scelto ognuno quel personaggio. Si andava da personaggi vari, da Gandhi a Benazir Bhutto, Pasolini, c'è anche chi ha scelto Ermanno Casoli, per esempio. Poi qui in azienda, durante il workshop, abbiamo appeso questi ritratti in modo tale che gli occhi della persona del ritratto, diciamo, della foto, fossero alla stessa altezza degli occhi di chi l'aveva scelto. Il cartone. Nel terzo appuntamento ho fornito ad ogni partecipante del workshop lo stesso quantitativo di argilla, cioè un massetto da 25 kg, uno stesso strumento, cioè un asse di legno, e lo stesso tempo, 11 minuti a disposizione, tutto questo per realizzare un'opera, per realizzare una scultura. Ora vi do 5 minuti di tempo per pensare e poi vi dico quando si incomincia a lavorare. Poi tutte queste sculture, la quale ognuna rappresenta una singolarità, no? E un partecipante al workshop, sono state messe insieme a diventare gruppo. Infatti il titolo del lavoro era Ritratto di gruppo in un interno. Chi ha finito può alzare l'asse. Questo di chi è? Come dire il nome? C'è le terra, perché doveva essere una nuvola.
Solo che... Questa di chi è? È tua? Com'è il nome? Camino. Sì, è un castello di cioccolato questo. Un castello di cioccolato? Sì. Il titolo non c'è, però credo non ci sia modo migliore per dire che è mia. Si tratta di 6 ritratti di personaggi marchigiani che si sono distinti, diciamo, nel corso della loro vita nel loro campo professionale. Questi 6 ritratti realizzati in argilla non cotta, perciò lasciata essiccare all'aria praticamente, sono montati su dei supporti in acciaio realizzati in azienda, progettati in azienda, realizzati in azienda, una sorta di gronda, diciamo, che serve per raccogliere l'acqua piovana e attraverso un sistema di tubi farla cadere praticamente sulla testa di ogni personaggio. Di conseguenza, a seconda del clima del momento a Fabriano, questi volti noti, questi volti appunto riconoscibili, lentamente vengono corrosi, vengono consumati. Questo lavoro, appunto, cioè, accompagnare il workshop, appunto questa questione del ricordare e conoscere, ma anche della memoria, della labilità della memoria. L'elemento per me più interessante di tutto questo periodo è stata appunto questa, la relazione che si è creata tra me e i partecipanti al workshop. Cioè, a un certo punto il lavoro delle teste, proprio perché fatto in azienda e perciò grazie ai prototipisti, ai progettisti che hanno appunto progettato e realizzato poi questi manufatti di acciaio inox, li hanno anche installati all'interno dell'azienda, è un lavoro mio, ma è mio solo da un punto di vista appunto concettuale e di idea iniziale. Poi l'oggettivizzazione, diciamo, del lavoro è davvero qualcosa che è nata in collaborazione con tutti gli altri.